c'era prima l'Hypercities, poi Hypersimply e poi Conad e Superstore. Te pensa, qui c'era il Hypercities. Ti ricordi quando si diceva, no? Negli anni 80, Hypercities a grande qualità, ole! Ti ricordi questa pubblicità qui? E prima dell'Hypercities c'era la Standa. Te pensa. Però qui prima dell'Hypercities non c'era niente. Qui era un campo coltivato e basta. Non c'era la Standa. La Standa era in Ancona. C'era due Standa in Ancona. Poi c'era una Standa a Macerata e poi un negozio di giocattoli in Osimo che si chiamava Campanelli. Non c'era il Super Toys, capito? I negozi dei giocattoli, c'era i spacci, che lo spaccio era il negozietto vicino casa che vendeva i giocattoli di ogni marca diversa, tutte marche d'Italia, italiane, e le aziende hanno tutte fallito, tutte, dalla prima all'ultima, è state comprate da altre aziende, da multinazionali. Era un po' un gratta e perdi, però non mi avvicino tanto, perché se passa una macchina, mette colpa mia, quello buttato per terra. Dopo non so dove buttarlo, perché qui non c'è un cestino, niente, capito? Non te lo butto, me lo porto a casa. Allora te voglio dire che quella volta, ai tempi dello Standa, c'era solo i spacci dove vendevano i giocattoli, e poi c'era Campanelli, che era un negozio enorme a quei tempi di giocattoli, dove vendeva tutte tipologie di giocattoli e tutte tipologie di tutte le aziende d'Italia che vendevano, che creavano, che commercializzavano i trenini elettrici, Lima, Rivarossi, Flashman e poi altre marche che io adesso non mi sovviene. Però quante marche c'era quella volta, quanti negozi, quanti spaccetti piccoli, negozietti vicino casa che faceva, era tutto comodo, e poi il lire costava poco. Anche se pareva che costava tanto, perché tanto il lire quella volta, un trenino costava 50-60 mila lire, un trenino però completo di tutto, di pista, di motrice, tutto. Dopo le motrici spartite, da Campanelli costava 70-80 mila lire, ma era tanto, 80-70 mila lire era tanto. Quella volta il lire, la lira ci facevi molto di più, però una locomotiva costava tanto dei trenini. Adesso invece è tutta roba cinese, tutta roba plastica, dura poco, capito? C'è la garanzia dei 2 anni, però dura tutto poco, tutta roba un po' così, alla meglio e peggio, costruita per far durare poco la roba, in modo che il commercio è sempre di più, capito? Se compra sempre di più in continuazione, te se rompe una roba, te se rompe subito e la compri subito un'altra volta quella roba, capito? Te conviene a comprarla nuova piuttosto che aggiustarla. Non si aggiusta più niente, capito? E quindi vale la pena comprare la nuova sta roba, e purtroppo è così. E poi ormai, per chi è che non ha vissuto l'età mia, l'era mia, che c'era, come posso dire, tanti modelli vari dei giocattoli, de ditte italiane, pensa che bello, andavi in te un negozio, c'era tanti diversità dei modelli, tu andavi in te un altro negozio e trovavi tutta un'altra cosa, tutto un altro genere. Invece qualsiasi negozio oggi, qualsiasi Super Toys sforna sempre le stesse robe, le stesse materiali, perché viene solo da quelle ditte lì, capito? Non è che c'è altre ditte, ormai tutto si è magnato le multinazionali fanno tutte uguali, tutte robe uguali, capito? Tutte lo stesso stampo, non c'è più la diversità delle ditte, delle aziende, tutte uguali, tutta la roba uguale ormai, è cambiato, tutto cambiato. Io sto a parlare degli anni 80, i mitici tempi d'oro, io rammento sempre il passato, perché il passato è passato, ormai è finito, perché l'acqua che è passata ante i fiumi nel passato, che piove spesso, è passata, è finita, chiusa, non c'è più. Però è bene riflettere sul passato, perché il passato è le radici
è le radici del futuro, della realtà di oggi. Il passato è una forza che ci permette di stare in piedi. Se noi ci ricordiamo del passato e abbiamo ste radici del passato, possiamo stare in piedi, perché se no cascamo per terra se non c'emo il passato, se non ci ricordiamo più di niente. Bisogna ricordarci del passato, perché anche se il passato è passato, però sono le radici del presente il passato. E guarda l'ignominia e l'ingratitudine delle creature, tutto per terra, guarda le bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, carte di gratta e perdi, cagate dei ca, bottiglie, tutto per terra, tirene giù il finestrino e buttene per terra. Questo è il progresso, l'apostasia, la cattiveria, l'odio contro il pianeta. Invece quella volta, quando c'era ancora, sembra strano, no? Sul discorso pare una contraddizione, pare impossibile, no? Com'è possibile, no? Uno dice, ma eppure è tutto reale, no? Se collega i discorsi, che quella volta quando c'era le ditte italiane che sfornavano il materiale, ogni materiale diverso da altro, i trenini, ogni trenino, ogni marca diversa da un'altra, tutto italiano, capito? Tutto italiano. E anche i prodotti da largo consumo, da magnà, tutto italiano, la maggior parte italiano, ce n'era poca di roba presa dall'estero, portata dall'estero, capito? Importata, c'era poca roba. L'Italia era un paese, una superpotenza un tempo, perché commercializzava la roba che coltivava, se la magnava e la mandava anche in altri paesi. La roba italiana era buonissima, specie gli aranci e tanti altri prodotti italiani. L'Italia dava tutto. La terra italiana è frutto di una storia, di una guerra. I nostri padri hanno fatto la guerra, si sono ammazzati di fatica ante le fabbriche, con la rivoluzione industriale, tutto il commercio, tutto il consumismo che c'è stato, tutto sto sperperio di materiali di ogni genere. C'era pieno di ditte, di aziende in Italia che commercializzavano un prodotto, una ditta un prodotto, un'altra ditta un altro prodotto, e tutte ditte, ogni ditta un vario prodotto. Tutta la roba italiana, le calzature soprattutto italiane, tutte robe speciali, bellissime, italiane, che tu compravi in Italia e pagavi il prodotto italiano, anche soprattutto i prodotti del largo consumo. Adesso la maggior parte di roba è tutta importata, è tutta da altri paesi, perché in Italia commercializza anche in altri paesi l'Italia, però la maggior parte di roba che noi compriamo non proviene dall'Italia, non è italiana. Infatti tutti i giocattoli, la maggior parte dei giocattoli, a parte i Bruder che è tedeschi, la maggior parte dei giocattoli è cinesi, Cina, made in Cina. Quasi tutto quello che compriamo è in Cina. La costruzione del prodotto viene in Cina, proviene dalla Cina. Quindi ormai non capiamo più niente, non c'è più niente di reale, di cose effettive italiane. Come dicevo prima dello Standa, no? Lo Standa, quando c'era lo Standa, il gruppo Rinascente, a Milano c'è lo Standa, la Rinascente di Milano, enorme, è molto conosciuta, è da sempre, dagli anni 80 che c'è stata sempre, Berlusconi, no? Allora, quella volta che c'era lo Standa, ancora i centri commerciali enormi, c'era solo in telecittà più grandi, se no qua c'era solo i spacci, i piccoli negozietti dove si commercializzava la roba delle aziende italiane. Spettacolari i giocattoli, c'era la Burago, c'è stata sempre, però dopo è stata comprata dai cinesi. Dopo la Majorette, poi c'era altre marche, insomma la Lima italiana, la Lima che faceva i trenini elettrici, la Flashman, la Rivarossi, tante aziende. La Lima non c'è più, la Flashman non c'è più, la cosa non c'è più niente,
finito tutto, la General Music, pure che faceva i pianoforti, le tastiere, gli strumenti musicali, gli amplificatori, la General Music, no? Ha fallito, io ci sono andato nel 2014 dentro l'azienda, una delle tante aziende che era in Italia. Tutto ha fallito, capito? Tutto a rotoli, è andato tutto allo sfascio. Quando lo standard non c'è stato più, che ci ha fatto l'Hypersidis, tante aziende hanno chiuso l'attività. E dall'euro in poi tante aziende hanno chioppato, perché quello che prima lo pagavi 10.000 lire, con l'euro lo pagavi 10 euro, capito? 20.000 lire, il doppio. Quindi con l'euro ha raddoppiato tutte le spese e c'è tante aziende che hanno chioppato. E se le aziende prima pagavano 100 milioni di lire per l'energia elettrica, con l'euro pagavano 100.000 euro, quindi 200 milioni di lire, il doppio. Quindi si è raddoppiati tutti i prezzi e tante ditte hanno fallito. Apposta, questo spiega che tante ditte italiane che sfornavano i giocattoli italiani hanno fallito, perché con l'euro tante aziende andate a KO, non l'hanno fatta più con le spese perché ha raddoppiato tutto. Se prima spendevano per comprare il materiale per esempio 500 milioni di lire, con l'euro 500.000 euro, un miliardo delle vecchie lire, quindi il doppio. Guarda, oh, guarda che ingratitudine, chi? Guarda che roba! Un par di scarpe. Guarda lì, i zoccoli. E dopo lì dentro c'è le sigarette, c'è la Pepsi, c'è i fazzoletti sborrati, lì c'è la mondezza con tutti i materiali, i plurimateriali e un fiasco di una lattina di olio esausto. Pensa che ingratitudine, mi viene l'ansia a vedere questa ingratitudine contro l'ambiente. E chi lo coglie su sta mondezza? Nessuno, nessuno. Perché l'altezza urbana ormai coglie su solo i cassonetti piccoli rincigniti della porta a porta. Questo non te la tira su nessuno. Comunque te voglio dire, ritornando al discorso di prima, intanto mi fa una passeggiata sotto sti alberi, così sto nell'ombra, mentre Marco mi lava la macchina. Allora, Marco, l'autolavaggio, no? L'autolavaggio che me la lava bene a fondo con degli idratanti proprio apposta per la carrozzeria. Allora, mentre me la sta a lavare, io sto a fare una passeggiata qui e mentre aspetto, ha detto un'oretta, è pronta. Allora, appena fatto, la vado a pià. Nel frattempo faccio delle riflessioni inerenti a quando c'era lo standa, quando c'erano i spaccetti, i spacci, i negozietti piccoli. Quando tu andavi in quel negozietto piccolo vicino casa, non te smattivi, come chiedevi al proprietario, la proprietaria del negozietto te dava subito quell'oggetto che ti serviva, e poi era italiano, fatto da in Italia, le scarpe per esempio italiane, tutto italiano. Adesso dalla Cambogia, adesso la roba viene dalla Cambogia, viene dal Giappone, dalla Cina, da tutti gli altri paesi tranne che l'Italia. Poca roba italiana c'è rimasta. In Italia la maggior parte delle aziende se la magnate quelli dall'estero. Quindi non è per questo un discorso per di male delle ditte estere, ci mancherebbe. Io non dico male di nessuno, però per riflettere su quello che l'Italia, i cambiamenti che è successo in Italia dagli anni 80 in poi, dagli anni 80. La maggior parte delle aziende sono fallite nel 2001 dall'attentato delle Torri Gemelle e dall'euro. Tutto il cambiamento c'è stato dall'euro, perché tante aziende sono chioppate. Per esempio la General Music, come dicevo prima, è chioppata, non l'ha fatta più andare avanti con tutte le tasse, si è raddoppiati i costi con l'euro e tante aziende hanno fallito. Io sono andato a sperimentare all'interno di queste aziende. Tante aziende, ma anche grandi, anche delle aziende grandissime con i binari della ferrovia all'interno, che una volta si usava che il treno direttamente andava via la merce e il treno merci la portava in altre aziende, quindi ci passava la ferrovia all'interno. Quante aziende io sono andato a sperimentare che c'era la ferrovia? Tanti video, quando mi hanno chiuso i canali, è andati persi. Ma altri video, altrettanti, ce ne sono, di aziende che c'era la ferrovia all'interno, c'erano i treni addirittura,
di quanto erano grandi queste aziende italiane fallite, chioppate per motivi dell'euro, per l'euro. L'euro, quindi, l'Europa, coloro che ci comandano, se sono messi in una tavola satanica, hanno fatto, se sono messi d'accordo per distruggere gli imprenditori italiani, per distruggere le famiglie, per distruggere la gioventù tramite i studi modificati e schedati della scuola moderna. Quindi purtroppo ci troviamo a fare, noi ci troviamo in una generazione che chi è che ci comanda? Comanda per distruggerci, per annientare le famiglie italiane, per annientare anche le famiglie che vengono dagli altri paesi, perché mica tutti italiani, la maggior parte è esteri. Ormai l'Italia è in minoranza. Gli italiani non sono 60 milioni di italiani, non è vero. Le statistiche sono, in Italia ci sono 60 milioni di abitanti, ma 30 milioni sono extracomunitari, quindi non è che sto di male di extracomunitari, non è un discorso, non c'entra niente sul razzismo, però la maggior parte di coloro che ormai sono in Italia non sono italiani, sono di altri paesi, perché gli italiani andati all'estero, perché non ne vogliono più, perché non la fanno più a campà, perché quello che guadagnano nel lavoro non gli è sufficiente per pagare le tasse. E qui in Italia sappiamo bene che c'è pure la tassa del bollo, e il bollo della macchina, il bollo dei mezzi è una tassa che va in merito, va a discapito degli italiani, però è un pagamento che non è a norma di legge. Il pagamento del bollo è un reato che fa lo Stato contro di noi. Il bollo per la manutenzione delle strade italiane è un reato contro l'Europa. Te pensa che roba. Quindi il governo ha messo il bollo e il governo paga l'Europa la multa per aver messo il bollo, perché il bollo non è legale. Quindi paga la multa per i bolli. Ma però gli conviene a pagare la multa, perché la multa è inferiore ai soldi che si fanno del bollo delle macchine di noi italiani che pagamo. Quindi siccome la multa è inferiore dei pagamenti del bollo, di tutti i mezzi che c'è in Italia, pensa quanto guadagna nello Stato, quanto guadagna con i gratta e perdi, con le sale slot, le slot machine, tutti i giochi d'azzardo. Guarda che c'è i monopoli di Stato delle sigarette, sai che guadagnano un pozzo di soldi, eh? Il governo guadagna tantissimo e chiede i prestiti, te pensa a una fabbrica di soldi. Chiede i prestiti, se indebita per chiedere i soldi, che prima c'aveva una fabbrica all'Italia, c'aveva una fabbrica dei soldi, ha lasciato perdere, non ce l'ha avuta più e piene i prestiti in una fabbrica che fa i soldi in affitto. Tu pensa, paghene i prestiti all'Europa dei fondi che chiede il governo. Ma ci rendiamo conto che fine stiamo a fare? Come famo a stare nel suo paese ormai? È finito, c'è un debito pubblico allucinante. Oh, ci dice ne un sacco di cazzate. Io, per me, guarda, sono arrivato al punto che sicuramente ci dice ne un sacco di fregnacci. Ci fanno credi fischi per i fiaschi, perché se fosse vero una roba del genere, come hanno fatto a piazzare su prestito dei miliardi e miliardi di euro? Questi chi? Quindi questi lo sanno la ragione di loro. Perché vanno a comandare il governo? Perché sanno che piene 38.000 euro al mese. Perché sanno che piene i quadri, sanno che vanno in giro con le macchine blu, sanno che vogliono comprare quello che gli pare. Vanno al governo per cosa? Per fare del bene? O per distruggere le famiglie sempre di più? Allora a chi votiamo? No? A chi potremo votare? Come famo a votare? Chi è che ci comanda? Cosa ne ha fatto fino adesso?
ci hanno rovinato, ci hanno distrutto la vita, le aziende quasi tutte chiuppate, le aziende d'Italia. Prima c'era la Standa, c'è ancora il gruppo Rinascente, c'è ancora, Berlusconi ancora campa, c'è il Fio che camperà in altri 100 anni, me ne auguro la vita, lunga vita. Berlusconi c'ha 80 e passa anni, però spero che campa fino a 100 anni. Però i danni che hanno creato le istituzioni, coloro che comandano, quanti danni hanno creato per la liberatoria dell'idrorazione chimica? Hanno firmato la liberatoria coloro che ci comandavano fine anni 90. Chi è che ci comandava a fine anni 90? Più il presidente americano. Cosa hanno firmato? Hanno firmato il trattato della liberatoria per creare l'idrorazione chimica nei cieli, la siccità, per rendere il paese italiano, la penisola italiana, siccitosa, mancante di pioggia, perché questa idrorazione chimica distrugge le perturbazioni naturali, rende il paese siccitoso, in modo che la roba, gli alimenti, proviene tutti dall'estero. Perché all'estero, comunque vada, però è strano perché l'irrorazione è in tutto il mondo, è globale. Quindi non si spiega per quale motivo vogliono che piamo tutta roba che proviene dalla Cina, da altri paesi. Perché? Perché io mi domando e dico, perché vogliono distruggere l'Italia? Perché la vogliono proprio distruggere proprio completamente? Allora la risposta nasce spontanea, cioè la domanda nasce spontanea, la risposta pure è spontanea, perché la risposta, lo sai qual è la risposta? Te lo dico io, è venuta la risposta, perché coloro che ci comandano si sono affidati al demonio. E il demonio cosa vuole fare? Cosa vuole fare? Distruggere il pianeta Terra e distruggere coloro che lo abitano. Dividere le famiglie, la divisione, la distruzione dell'anima. Vedi? Ecco, vediamo i risultati. Guarda, la casa di campagna, la famiglia un tempo, come stava la famiglia un tempo? Io qui già ci sono stato. Come stavano le famiglie italiane un tempo? Unite, unite, la famiglia unita. Pregava a Dio, si affidava a Dio, si affidava a Dio e chiedeva intercessione alla Madonnina. Infatti quasi tutte le case rurali di campagna c'avevano una statuetta della Madonnina. Adesso coloro che hanno restaurato le case di campagna, la maggior parte di questi hanno tolto il quadro della Madonnina, la statuetta, l'hanno tolta, perché non sono più devoti alla Madonnina o a Gesù, sono devoti a Satana. Per questo stiamo andando tutti male. E soprattutto i governanti sono devoti al demonio, perché se erano rivolti a Dio facevano qualcosa di bene al popolo italiano, l'Italia andava bene. E invece non va bene l'Italia. Perché non va bene? Perché non si rivolgono a Dio, non si affidano a Dio. Perché non va bene le faccende? Perché le case rurali la maggior parte sono abbandonate? Perché primo non c'hanno tutte le possibilità da sistemare queste case perché costa troppo. Questa quanto costerà? Costerà 200.000 euro per comprarla. Per sistemarla costerà 500-600.000 euro. Con l'euro non la fai più. Ci vuole troppo, no? Per sistemarla. Chi la compra? Però, a parte questo, però anche vero che è oltretutto perché le famiglie sono divise. Quella volta erano unite. E in più il governo non tassava, non c'era tutte queste tasse quella volta. Se stava meglio, capito? Si dice se stava meglio quando era peggio, invece non era peggio quella volta. C'era carestia, per carità. Non c'era il benessere che c'è adesso, che vai in te un negozio c'è tutto. Lì quella volta non c'era, c'era solo i spacci piccolini, c'era il macellaio di casa, i negozietti piccolini, c'era tutto, però alla fine non c'era tutta questa speculazione di roba che c'è adesso, tutto su materiale. Ciao, buonasera. E quindi voglio dire che quella volta c'era l'unione familiare, si stava uniti nelle case, non c'era la divisione che c'è adesso. E non c'era nemmeno internet, che quello sembra che ha unito il popolo mondiale, che ci si può scrivere da un punto e un altro della terra, c'è
c'è più unione, ma in realtà è più divisione, perché internet, il computer, tutti i social network ci ha portato a una divisione totale. Infatti quando siamo in viaggio nel treno nessuno si guarda in faccia, perché guardano tutti il cellulare, oppure in giro non trovi più i bambini, i ragazzini che giocano insieme nei paesini, nei paesi, nelle città, tutti davanti al computer per chattare col mamico, per giocare con la PlayStation, giochi violenti, cartoni animati violenti, film violenti, tacchi la televisione, ti dice un mare di cazzate, ti riempi il cervello di cazzate, ti inculca niente la testa tante cose che purtroppo sono tutte dello stesso stampo. C'è un'ideologia proprio creata apposta per immobilizzarci i cervelli, per pensare solo quello che vogliono che pensiamo. Quindi siamo portati a un modo da ragionare e da reagire e da vivere come le cavie del laboratorio. Siamo cavie del laboratorio per un governo occulto, satanico, che si è messo a tavolino, proprio hanno speculato sopra i contribuenti per sfruttarli sempre di più, per distruggerli. Infatti vediamo la distruzione, non c'è nessuno, una casa abbandonata da anni, è ormai quant'è? 50 anni, dal 1980 che è abbandonata questa, è 50 anni, quant'è? Aspetta, dall'80 quant'è? 40 anni, cosa dirò? 40 anni, vabbè, oh, mi sono sbagliato dei 10 anni, mica tanto, è 40 anni che è abbandonata. 40 anni fa cosa hanno fatto questi chi della campagna? È andati via dalla campagna, è andati in città a faticare in fabbrica, perché gli convenia, c'era meno sudore da grondare della fronte, meno fatica ante la fabbrica, perché ante la fabbrica non è la fatica della campagna, perché la campagna c'è da faticare più della fabbrica. Ti direi, cosa è? Cosa dirai? Pure giù la fabbrica c'è da sgobbare. Te credi che non lo so? 20 anni ci ho faticato, io lo so. Però nelle campagne c'è tanto da lavorare, tantissimo. Non finisci alle 6 di sera che ti suona la campanella giù la fabbrica e hai finito tutto. No, non ti finisce alle 6, ma ti finisce quando finisci da fatica a rotta di collo nella campagna. Quindi ti può finire anche alle 7, alle 8, alle 9, alle 10. Tutto dipende. La campagna è bella avercela, però c'è bisogno di tanta manutenzione, tanto lavoro. E quindi la gente si era stufata stante le campagne e andata in città. Alla bella vita, una bella vita per modo di dire, tra virgolette, chiusa parentesi, aperta parentesi, chiusa parentesi, perché alla fine niente è una bella vita, ante la città, la civilizzazione, l'urbanizzazione è satanica, è occulta, te porta alla divisione totale, ha portato alla divisione i social network, il computer, internet, il cellulare, e tutto ha portato alla divisione, no all'unione. E i centri commerciali ha portato alla divisione, allo smattimento del cervello, perché te per arrivare a un centro commerciale rischi la multa, c'hai tutti i dossi, i semafori, rotatorie, te smattisci, consumi la macchina e fai un casino di chilometri per andare a pià 50 euro di roba che non c'è più un cavolo, con 50 euro non te ci scappa più niente, perché adesso ormai l'euro ha raddoppiato tutti i prezzi, non la fai più, te smattisci andare a comprare. Un casì, ha portato un casì sui centri commerciali, era meglio lo spaccio vicino casa, c'era tutta roba italiana, sicura, che tu sapevi da dove veniva, adesso viene dalla Cambogia, viene dal Burundi, viene dai posti lontani, capito, che non si sa se te puoi fidare o no, e un macello, i giocattoli tutti a plasticaccia, te si rompe il giorno dopo, e a meno che non pi... Non pi qualche marca tedesca, che allora te dura un po' di più, però fino a... Ora un po' i preservativi. Guarda, un pacchetto di preservativi, chi viene a trombà questa strada qui? De notte viene chi e buttene tutto per terra, si zozzi. Vedi? Guarda lì, guarda la mondezza, la discarica, guarda chi. Guarda che roba. Sacchetti di mondezza, guarda lì sotto sa pianta, guarda. Vedi? Nasconde, vedi? La vegetazione nasconde la mondezza, le discariche, ma questo è un reato contro la terra, contro il pianeta, tutti i reati. La generazione è sconvolta perché fa spesa ante i centri commerciali enormi, te smattisci lì dentro, devi camminare, devi fare i chilometri, mezza giornata dentro lì, te porta via la testa, capito?
Dopo invece da santificare il giorno santo la domenica, vai nel centro commerciale e non finisci più da girare. Dopo te incazzi perché non puoi comprare tutto quello che vorresti. Allora vai a casa infelice, sempre più infelice, perché primo per non avere santificato il giorno di festa, da non essere andata alla messa, da non essere nutrita o nutrito di Gesù. Vai a casa infelice perché non sei carico, non sei carica, perché le energie positive si prende solamente se noi ci cibiamo di Gesù e prendiamo i sacramenti. Se no sarai sempre più scarica, più scarico. E secondo, cioè smattimo, rischiamo le multe, incidenti, la fila, la frizione, il cambio, cioè finimo le macchine, per andare a comprare, per pià, con la spesa lì, un macello. E allora a sto punto è meglio veramente a ordinare da Amazon, come il sistema dell'Amui, no? Questo è un altro discorso, apro parentesi e chiudo, no? Il sistema dell'Amui oppure il sistema di altri negozi online è bello perché tu prenoti e ordini, ti arriva dopo due giorni dal corriere. È il corriere che rischia le multe, rischia da spaccare il furgò, rischia da consumarlo tutto, rischia da sbattere tutto un continuo dei dossi, semafori, incroci, rotatori, quelli se smattiscene. Per guadagnaco 1500 euro al mese e dopo se rompe nel furgò lo deve ne paga loro. Quindi puretti, questi è schiavizzati, peggio degli egiziani schiavi. È peggio, è schiavi. Però, te voglio dire che allora a sto punto è meglio a ordinarla la roba da Amazon. Famosce tutti, e chiuso parentesi, famosce tutti clienti del negozio online dell'Amui. Prendiamo i prodotti lì, di largo consumo. Sapò liquido per ma per l'albero della vita, per la farfallina, per il culetto, per il sapone, bagno schiuma, shampoo, contro shampoo, trucchi dell'artistry, tutta roba buona di altissima qualità. Nutrilite, 89 anni che esiste, il sistema di integrazione per antiossidante che ci protegge contro l'irrorazione chimica, come posso dire, ci purifica l'organismo dalle sostanze tossiche se fumiamo a rotta di collo. Quanti ce n'è che fumano a rotta di collo che mi stanno a guardare però non fanno un ordine perché sono rospi, taccagni e non gliene frega niente della tutela di se stessi? Bisogna che vi fregate della tutela di voi stessi. E chi è che tutela voi stessi se non noi, se non voi? Dobbiamo tutelare noi stessi, dobbiamo tutelare il pianeta. Allora invece da smatticci andando ai centri commerciali cambiamo store, cambiamo negozio, facciamoci e clienti del negozio Amui, dei prodotti organici al 100% che durano come 20 prodotti tradizionali. Quindi nella durata vediamo la convenienza. Nella durata, se un prodotto da un litro costa 9 euro al prezzo al pubblico, te dura come 20 flaconi da un litro tradizionali che costa 1 euro l'uno, tu quanto avresti speso per più 20 flaconi da un litro, da un litro 1 euro? 20 euro. Invece lì paghi 9 euro e te dura come 20 litri dei flaconi con un litro che compri te a 9 euro. Conviene, no? Tu nella durata del prodotto, anche se il prodotto ti pare che costa di più, ma nella durata ti dura 20 volte di più del prodotto tradizionale che è petrolio, petrolati e acqua, tu paghi l'acqua invece del prodotto, i prodotti tradizionali, tu ci guadagni perché ti dura di più il prodotto e poi è più buono, tutela l'ambiente. Quindi quanto è meglio a tutelare l'ambiente a pagare meno perché nella durata del prodotto tu vedi la convenienza, vedi il risparmio, si vede lì il risparmio. Dopo, se vuoi risparmiare pure di più, te fai socio e spendi il 23% in meno. Quindi lo paghi pure meno. Quindi è fantastico, è favolosa la sistema, la situazione. Quindi conviene a ordinare online. Averci un negozio online come ho fatto io. Io adesso mi servo di un negozio online che mi arriva all'ordine, faccio un ordine e mi arriva a casa, senza che mi smattiscio e pio una multa, mi smattiscio in te i dossi, in te i semafori, in te le rotatorie, tutto un dosso, le strade tutte rotte, mi spacco la macchina, fuori incidente, un macello. Non ci smattimo, ci stiamo a smattire tutti, andare a fare spesa in questi centri commerciali del cavolo. Tutti incazzati, se giri da un'altra parte, poi adesso con la mascherina manco si respira più. Tocca sta sempre con la mascherina, così peggio dei ca mascherati, i ca con la musarola. Ma ti rendi conto? No, siamo con la musarola, oh! Peggio dei ca, rabbiti. Allora 60 minuti che fa un'ora. Allora, in 20 anni a sta parte è tutto completamente cambiato. L'euro ci ha rovinati. Il bollo delle macchine, ancora c'è la tassa che è un reato. È un reato contro i contribuenti. Però i contribuenti fanno reato se non lo pagano.
arriva l'Equitalia e te sequestra tutto, se no, se te è rimasto, se te non hai pagato il bollo, i bolli, prima o poi ti arriva l'Equitalia che te fa il conteggio dei bolli che non hai pagato mai, dopo te suona, te sequestra quello che c'hai. È inutile che compri la macchina nuova, è inutile che c'hai le robe tue a tua proprietà, cavoli tui, alla fine te sequestra tutto, te pia tutto l'Equitalia. A me per un bollo non pagato, che io l'ho pagato il bollo, però purtroppo c'è stata una truffa sotto, un bollo non pagato dai proprietari che ce l'avevano prima, dell'anno prima, hanno falsificato la firma del passaggio di proprietà e figurava l'anno prima che la prendessi io, hanno figurato a me l'anno prima, quindi mi è arrivato a me il bollo da pagare, per quel bollo lì che era ingiusto da pagare, io l'ho pagato, mi è arrivato tre volte da pagare. Tre volte, perché era falsificata la firma, un casino c'è stato, ho messo tre avvocati, non ha ne saputo nemmeno uno da sistemare le faccende quelle lì. Ho dovuto pagare tre volte il bollo, 384 euro ogni volta. Ho pagato, allora, 4, 8, 12, quasi 1200 euro ho pagato. Ho dovuto pagare per forza. Ma viene truffato, ma viene preso in giro. E la giustizia non è stata sufficiente. Adesso per esempio pure il PostePay sequestrato, no? Da quand'è che ce l'ho sequestrato? Dal 2014. C'ho 1000 euro nel PostePay mio, no? Non posso fare un altro PostePay a nome mio, perché è sequestrato. Non hanno fatto niente. Tutti gli avvocati che ci ho avuto fino ad adesso. Niente non hanno potuto fare. Perché le indagini è in corso, allora le indagini in corso dal 2014. Cosa avrò fatto di male? Non ho rubato mai niente. Non ho fatto mai niente. C'è 1000 euro, manco ci fosse 100.000 euro. È perché dei delinquenti hanno fatto un negozio online falso, dei delinquenti hanno fatto sto negozio online e hanno preso i numeri e quelli sotto del PostePay mio, che era pubblico sotto le avvertenze dei video, era pubblico, l'hanno preso e ci hanno messo il numero, quello lì, e quando loro hanno truffato, hanno dato di intendere che c'era del materiale, la gente l'ha comprato, però non l'ha mai ricevuto, ci hanno messo il numero mia, della scheda mia. E dopo le forze armate mi hanno messo l'indagine in corso e ce ne sono andato di mezzo io, ma come me ce ne hai di mezzo anche altre persone, però hanno trovato degli avvocati validi che l'hanno sbloccato i PostePay di questa gente, a me non me l'hanno sbloccato nessuno. Adesso tuttora c'è un avvocato bravo e tutto, però sotto indagine non può fare niente perché purtroppo si militari stanno a indagare per 10 anni, 10 anni per indagare ci vuole chissà quanti anni, ormai quant'è, dal 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 anni che stanno indagando. Tu pensa, non basta, mi è arrivata una carta l'altro giorno, ancora l'indagine in corso, non si è potuto fare niente, rimane bloccato, e apposta, i soldi non li vedo più, quei 1000 euro non li vedrò più io, quindi non devo farci conto, come se io l'avessi persi. Allora quella volta, quando ce l'avevo, le devo pia subito, non due mo fa, rimane niente del PostePay. Finché ce l'emo, piamo subito, immediatamente, lo piamo, lo mettiamo in un cassetto di casa, ci conviene. Ci conviene, non la sa niente della carta di credito, del PostePay. E ti rendi conto che situazione? Non c'è niente più che vabbè. Guarda, il cielo è bianco. Vedi? Eccolo. Guarda un po'. Color latte. Vedi com'è? Guarda che cielo. Quello è Recanati. È Recanati impannato del color latte. Oggi ho fatto una discussione con mio padre perché lui non crede all'irrorazione chimica. Ma io gli ho detto, no? Ma te, non ti ricordi negli anni 60-70 quando eri esperto con la macchinetta fotografica? C'aveva la Nikon, una macchinetta... C'aveva una macchinetta favolosa che come schiacciava riprendeva i fulmini. Riprendeva le saette, i fulmini in dei temporali magnifici, che c'erano dei temporali magnifici che si creavano in tutta la regione Marche. Tutta la regione piena di temporali, dal 15 di agosto in poi fino a novembre c'era sempre i temporali, c'era sempre la pioggia, 2-3 giorni a settimana o se non 4 a settimana più era, c'era sempre la bassa pressione, oscillava, alta pressione e bassa pressione in continuazione perché l'umidità che evaporava faceva venire le perturbazioni.
Ma perché quella volta non c'era l'irrorazione chimica. Io dicevo, ti ricordi, va negli anni 80, oppure negli anni 60, negli anni 70 che io non c'ero. Quante fotografie ha fatto Babbo, ha scattato nel cielo? I bei arcobaleni molto intensi, il cielo azzurro o blu, il cielo era blu o azzurro. Non era mai bianco così. Adesso c'è l'irrorazione chimica dal 1997, ma dal 2001 è effettiva. Da quando quelli che comandavano al governo hanno fatto la liberatoria e hanno dato l'ok per far spruzzare nei cieli questo aerosol chimico, per far cepiare le malattie. Allora te voglio dire, no? Quel problema qual è? Che le generazioni passate, tipo mio padre, oppure coloro che hanno i genitori anziani, non tutti non ci credono, perché mia madre per esempio ci crede, perché vede le strisce quando passa l'aereo, ma non le aeree di linea, quelli proprio apposta, proprio quelli scelti strategici per buttare tutta sta aerosol. Si accorge che c'è la striscia, non è una nuvola, quella non è una nuvola, quella dopo quella striscia si allarga, si dilata e forma una nube tossica, una nube comparata in tutti i livelli, in tutti i lati. Quindi comparata significa che forma un alone bianco. Ecco, il cielo è così, come sta maglietta. Non è più azzurro e non c'è più i temporali di una volta. Non c'è più l'acqua omogenea in tutta la regione. Piove solo a banchi. Le bombe d'acqua da qualche parte è finito, 5-10 minuti d'acqua. Non piove più. Non piove più. C'è niente da fa'. Mette sempre la pioggia al meteo, ma non piove mai. E se piovesse, no, adesso se piovesse, no, sicuramente te dirai, vedi che è piovuto, ha fatto una bomba d'acqua, non te basta. Questa è ignoranza, questa è ignoranza. Perché se piove 5-10 minuti, non si può definire che ha piovuto. Si può definire che ha fatto un'alluvione, una piccola alluvione. In alcune parti, per esempio, piove a Castello, ma non piove in Osimo. Oppure piove in Osimo, ma non piove a Castello. Non è che ha piovuto in tutta la regione. Tempo fa, quando ha fatto quelle due gocce, che è andata giù un po' d'acqua ante quel fiume lì, ante quel fosso della Pescara, lì ai campanari del castello, che io ci sono andato, che c'era l'acqua, andava giù l'acqua, ha piovuto 10 minuti solo qui. In montagna, che ci abita mio figlio, non ha piovuto. Non ha piovuto in montagna, dove dovrebbe piove. Non ha piovuto lassù. Come si spiega? Piove a banchi. Non piove più omogeneamente in tutta la regione o nelle regioni. Solo a banchi. Non ci rendiamo conto che il cielo è bianco. È bianco, quindi c'è la chimica. C'è la chimica e il cielo è chiuso, non emana, evapora, l'umidità evapora e dopo lì si trasforma in cariche elettrostatiche, perché non riesce più a crearsi le perturbazioni naturali, perché vengono disintegrate dalla irrorazione chimica. Vengono distrutte, vengono annientate. Quindi l'irrorazione chimica ha portato alla siccità e alla secca totale, all'emergenza idrica in Italia, molto grave. I telegiornali non ce lo dicono, perlomeno i telegiornali della televisione non ci dice più niente delle robe vere, delle robe reali, le robe che veramente c'è da piagne, c'è da pregare a Dio che mandasse gli angeli e distruggessero tutti questi superiori, superbi che stanno irrorando tutto il cielo del mondo. L'Italia soprattutto, il paese italiano sta a morire. Te pensa, la penisola italiana, che era uno dei più grandi potenti paesi al mondo, si trova agli ultimi posti ormai, perché non vale più niente. C'è l'irrorazione chimica dappertutto, che non fa più piove, quindi non viene su i prodotti genuini come una volta. È tutto secco. Non c'è più sotto la terra le falde acquifere. Le falde acquifere ce ne rimase pochissime. Pochissime. Quelle che butta è la pioggia dei ghiacci di 40 anni fa. Non nevica più. Non fa più niente. Se nevicasse st'inverno, nevicherà un giorno, due. Già è tanto. Vedremo la neve, dirà, vedi che ha nevicato. Vedi, te lamenti sempre che non piove, non nevica, è nevicato. Quanto durerà? Un giorno. Non dura più 3-4 mesi come una volta. Sul Monte Prata faceva 7-8 metri. 6-7 metri, il massimo 8. Adè, già mezzo metro è troppo. Già quando fa mezzo metro la gente
è convinta che ha nevicato dappertutto. Dice: vedi che nevò, che ha fatto mezzo metro, ma non ti rendi conto che negli anni 80 faceva 6-7 metri? I paletti laterali delle strade non si vedeva più di quanta neve faceva, le strade erano strette. Sì e no, che c'è passata una macchina, non ce ne rendiamo più di niente conto. I cieli erano azzurri, blu, c'erano gli arcobaleni che si vedeva, si identificavano. Adesso è scompare nel mezzo alle scie chimiche. A volte addirittura ci sono degli arcobaleni triangolari, rettangolari, perché sono elettrostaticità nel cielo, sono cariche elettrostatiche, non so più manco arcobaleni. Quindi ammettiamo la realtà dei fatti, che ci troviamo con l'irrorazione chimica nei cieli, i cieli bianchi o color latte, è uguale. Ci troviamo con tutti questi centri commerciali che ci smattiamo, ci troviamo con la divisione totale del se cavolo delle mascherine, e non ci potevamo manco bracciare, toccare, baciare, niente, non potevamo fare niente. Divisi al massimo a scuola, i fioli si mettono in le sedie perché non c'hanno i tavoli. Tutto per la divisione, ci ha diviso sta faccenda dell'estinzione di massa. Covid significa estinzione di massa, perché hanno creato questo virus in laboratorio per estinguere l'umanità. E coloro che l'hanno creato ci hanno l'antidoto, loro e le loro famiglie. Covid e irrorazione chimica, estinzione dell'umanità. L'estinzione, la disintegrazione delle famiglie, la disintegrazione dell'Italia. Senti il gallo, mi ha risposto. Qui c'è un contadino che fa tante cose buone, però pure lui si lamenta dell'irrorazione chimica, si lamenta che non piove più, c'ha il pozzo secco. Ha detto che il pozzo c'aveva sempre l'acqua, adesso è quasi secco, ha gli sgoccioli. Ha detto: mai è stato così secco, è 20 anni che non piove più come prima, capito? Fino al 99 bene o male piovea, perché l'umidità bene o male riusciva a creare perturbazioni naturali. Adesso è una cappa, adesso va su, si ferma tutto, c'è stirrorazione che forma una cappa di cariche elettrostatiche che formano anche i terremoti, e quindi siamo in un mare dei guai. Siamo alla fine, questa è la fine della generazione. Quindi era meglio quando c'era i spacci, quando c'era il macellaio di fiducia, quando non c'era le scie chimiche, non c'era internet, non c'era il cellulare, non c'era i social network, quando tutti facevano i conti sulla carta. Quanto era più bello? C'erano i prodotti italiani, la roba italiana, magnami dei frutti che ci dava la terra. Quando c'erano le case rurali, se faticava la propria terra, il proprio orto di casa, se faticava per se stessi. E dopo, dagli anni 80, anni 90, si è cominciato a faticare per gli altri. E adesso proprio siamo giunti a conclusione di tutto. Adesso è proprio la fine della generazione, la fine di tutto. E quindi non mi resta altro da fa che andare dal carrozziere, perché mi deve mettere il sottotetto adesso, e speriamo che ce lo trovo. Mi ha detto alle 3, ma tu cade andare via perché andava a fare un soccorso, tanto capita, no? Quindi ne ho approfittato per andare a far lavare la macchina, e adesso io mi appresto a terminare questa produzione video e ti saluto. Quello taglia l'erba, e lo sponsor è Garofoli Porte, guarda un po'. E quindi niente, termino qui questa produzione video pure oggi, e alla prossima, che non so quando sarà, forse sarà domani. E se non ci vediamo, accendiamo la luce. Te saluto, te end. Fine!